Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Giugissima e per chi non mi conoscesse io sono Giulia e questo è il mio canale YouTube dedicato allo studio, alla produttività e alla crescita personale. Su richiesta di molti di voi, oggi ho deciso di parlare della sottolineatura e delle parole chiave nell'ambito di un buon metodo di studio. Se siete interessati a video più generali sul metodo di studio, in cui vi spiego dall'inizio alla fine ogni passaggio del metodo di studio per ottenere ottimi risultati ai vostri esami e per imparare davvero, vi lascio il link alla playlist in cui troverete moltissimi video sul metodo di studio. E se volete vedere come metto in pratica i diversi passaggi del mio metodo di studio, andate a guardare i miei vlog che escono ogni domenica, in cui mi vedrete molto spesso studiare. Il discorso di oggi è invece più incentrato sulla sottolineatura e sulle parole chiave e parte dagli errori che quasi tutti noi, almeno una volta nel nostro percorso di studi, abbiamo fatto. Nella seconda parte del video, invece, andando oltre questi errori, condividerò con voi i miei migliori consigli per massimizzare i risultati e l'efficacia del vostro metodo di studio attraverso un uso corretto delle parole chiave e dell'attività di sottolineatura. L'idea di questo video, oltre che dalle vostre richieste, è anche nata dal fatto che ho letto alcuni articoli che contenevano studi scientifici che dimostravano che sottolineare è del tutto inutile, che non serve a niente nell'ambito del metodo di studio. E quindi questo fatto mi ha incuriosita e ho deciso di addentrarmi di più nell'argomento e di condividere con voi quello che ho scoperto. Quello che condivido con voi oggi è quindi dato da un po' di ricerca, ma anche dalla mia esperienza in molti anni di studio. Sicuramente concordo con gli articoli che ho letto in relazione al fatto che sottolineare in modo sbagliato è totalmente inutile. E credo che almeno una volta nel nostro percorso di studi tutti abbiamo sottolineato, utilizzato le parole chiave in maniera completamente sbagliata. Abbiamo cioè sottolineato quasi tutto il testo, con poche eccezioni, e abbiamo ottenuto come risultato sostanzialmente un cambiamento del colore dello sfondo della pagina, ma senza in realtà mettere nulla in evidenza, e mettere in evidenza le parole è in realtà l'essenza dell'azione di evidenziare, per cui se si fa così evidenziare diventa totalmente inutile. È soltanto un'attività decorativa. Il motivo però per cui l'abbiamo fatto per molto tempo, per cui abbiamo sottolineato in questo modo per molto tempo, è che sottolineare così ci fa sentire produttivi. Infatti sottolineare in questo modo in realtà non richiede molto tempo, perché richiede semplicemente il tempo della lettura. E se alla fine di un capitolo abbiamo sottolineato tutto il capitolo, c'è una parte di noi che si sente produttiva e soddisfatta di aver lavorato e studiato così tanto, come se avessimo veramente immagazzinato le informazioni che abbiamo sottolineato e quindi l'intero capitolo. E anche se magari abbiamo un po' il dubbio di aver sottolineato troppo, ci giustifichiamo con noi stessi perché ci diciamo di aver sottolineato tutte le cose importanti. Se alcune nozioni non fossero state importanti, non sarebbero state scritte nel libro. E poi credo anche che dentro di noi, più o meno in profondità, ci sia una convinzione che passare sopra a una frase con la matita o con l'evidenziatore e lasciare un segno sul libro faccia in modo che la nozione, la frase che andiamo a sottolineare venga trasposta attraverso il nostro braccio fino al nostro cervello e quindi venga assorbita dal nostro cervello. Ma vi posso garantire per esperienza personale che non funziona così, e un metodo di studio valido ed efficace si fonda in realtà su active recall e space repetition, abbastanza indipendentemente dal fatto che passiamo sulle frasi che dobbiamo studiare con un evidenziatore o con una matita. Gli articoli che ho letto e che vi lascio in descrizione arrivano tuttavia ad affermare che sottolineare non sia affatto utile in alcun modo, e su questo in realtà io non sono molto d'accordo, perché credo che se si sottolinea, si utilizzano le parole chiave in modo corretto, in realtà questa attività possa essere molto utile, molto proficua per lo studio. Ed arriviamo quindi ai miei 6 consigli per sottolineare, utilizzare le parole chiave, in generale utilizzare questi strumenti per uno studio efficace e produttivo, senza sprechi di tempo. Il primo consiglio riguarda quando sottolineare. A mio parere, il momento migliore per sottolineare è quando si è arrivati alla fine della lettura di un paragrafo o di una sezione del libro. Il paragrafo o la sezione può essere più o meno lunga, ma comunque alla fine di
una porzione del manuale in cui si tratta un determinato argomento, anche se abbastanza breve. Credo sia sbagliato sottolineare direttamente mentre si legge, anche se purtroppo lo facciamo molto spesso, perché mentre si legge non si ha presente il contenuto totale del paragrafo e quindi non si può mettere bene a fuoco qual è il punto centrale, qual è il fulcro, il termine, il concetto che costituisce appunto il cuore di questo paragrafo. Ma tale concetto, tale parola chiave si può identificare soltanto alla fine della lettura. Quindi quello che io cerco di fare per essere più efficace e produttiva nella mia sottolineatura è leggere un paragrafo oppure una sezione del libro e poi alla fine della lettura riflettere su quali sono i concetti veramente importanti, quali sono le parole chiave e a quel punto vado poi a sottolineare. Questo elemento temporale della sottolineatura credo sia molto importante perché ci obbliga a riflettere su quello che leggiamo, ad avere una lettura attiva, un approccio attivo al nostro studio e credo che ci aiuti davvero a comprendere il testo che stiamo studiando e come sappiamo la comprensione è il primo passaggio di un metodo di studio corretto. Il secondo consiglio riguarda il perché sottolineare. Se non abbiamo chiaro l'obiettivo al quale tende la nostra sottolineatura, sottolineare può diventare facilmente inutile. Se non abbiamo uno scopo chiaro, finisce che andiamo avanti a leggere e sottolineare parole che non stanno veramente in relazione le une con le altre, e poi quando alla fine della lettura magari andremo a riguardare le parole sottolineate, in realtà esse non ci serviranno a nulla perché non ci diranno nulla, non saranno collegate tra di esse. Se invece quando leggiamo e sottolineiamo abbiamo chiaro il nostro scopo, abbiamo chiare il tipo di parole che vogliamo evidenziare, il tipo di concetti, nella nostra sottolineatura riusciremo ad imprimere questo obiettivo e grazie all'insieme di tutte le parole che abbiamo sottolineato riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Un obiettivo molto comune quando si legge un manuale universitario, ma anche un libro di studio delle superiori, è quello di capire il testo che si legge, di comprendere a fondo i concetti e le nozioni che vengono trattate e di acquisire padronanza del linguaggio che viene utilizzato e una corretta definizione dei termini che si trovano nel testo. L'obiettivo ulteriore, dopo aver compreso il testo letto, sarà poi quello di inserire questi concetti nella nostra memoria a lungo termine, in modo che essi rimangano collegati nel modo corretto e vadano a costituire la nostra conoscenza stabile. Quindi, quando ci accingiamo a leggere e sottolineare un testo, questo nostro obiettivo deve essere chiaro, altrimenti la sottolineatura diventa inutile. Il terzo consiglio è una conseguenza diretta del secondo e riguarda cosa sottolineare o evidenziare. Se il nostro obiettivo, come ho detto prima, è quello di comprendere a fondo i termini che vengono illustrati nel testo, allora dovremo andare a sottolineare quelle parole chiave che racchiudono il significato espresso da un determinato paragrafo. Se alla fine della lettura di ciascun paragrafo sottolineiamo le parole chiave, i termini sui quali è incentrata la trattazione del paragrafo, avremo così messo in evidenza i concetti su cui si deve focalizzare il nostro studio e sui quali molto probabilmente sarà anche incentrato il nostro esame. Si tratta di quei concetti che ci dobbiamo assicurare di comprendere a fondo e di ricordare. E i passaggi successivi del metodo di studio, quindi l'active recall e la spaced repetition, saranno incentrati proprio su queste parole chiave, su questi concetti. Il quarto consiglio riguarda quanto sottolineare. Una volta che abbiamo sottolineato le parole chiave contenute nel nostro paragrafo, dobbiamo assicurarci di collegarle alla definizione corretta in modo che ogni concetto abbia un significato anche nella nostra mente e anche di mettere le parole chiave nella relazione corretta le une con le altre. Se abbiamo sottolineato un termine, una parola di cui già conosciamo il significato, si tratta allora di individuare in che relazione tale termine sta con il resto del discorso e quindi andremo a sottolineare qualche altra parola o espressione da cui emerge questa relazione. Cerchiamo sempre comunque di sottolineare il meno possibile, cioè soltanto le parole veramente essenziali. Se abbiamo invece sottolineato un'espressione il cui significato costituisce oggetto del nostro studio, quindi è un termine nuovo, dovremo andare a sottolineare anche il nucleo della definizione di quel termine. Dobbiamo comunque evitare di sottolineare frasi intere quando non è necessario e la sottolineatura deve veramente essere limitata alle parole essenziali, al nucleo del significato
che vogliamo comprendere e ricordare. Ciò non significa che il nostro studio è limitato a quello che sottolineiamo. Le parole chiave, le cose che abbiamo sottolineato, hanno la funzione di costituire proprio il punto centrale di ogni paragrafo e il punto centrale della nostra comprensione di quello che viene trattato nel testo. Ricordandoci le parole chiave, riusciremo poi a tenere insieme tutta la trattazione e a richiamarla nel momento in cui dovremo fare Active Recall. Quindi in realtà alcune parole chiave sono oggettivamente parole chiave perché sono oggetto del nostro studio, ma per quanto riguarda la messa in relazione tra diverse parole chiave, in realtà la scelta di cosa sottolineare è abbastanza soggettiva perché dipende da come funziona il cervello di ciascuno di noi. Quindi le parole chiave e i termini che sottolineiamo sono quelli che nella nostra mente danno senso e ancorano il nostro discorso e ci permettono di richiamare tutti i punti della trattazione. Il mio quinto consiglio riguarda il come sottolineare. Questo forse è un consiglio un pochino più frivolo, però credo che comunque possa essere utile nell'ambito del metodo di studio. Potrebbe essere utile sottolineare con colori diversi. Per esempio, sottolineare tutti i termini da definire in un determinato colore e la loro definizione in un altro colore, e questo ci aiuta ad avere un'idea del contenuto di un paragrafo soltanto con un colpo d'occhio, se in un momento successivo non ce lo ricordiamo e dobbiamo andarlo a rivedere. E aiuta anche la nostra memoria fotografica se dobbiamo ricorrere ad essa perché ci troviamo in difficoltà nel fare Active Recall. E poi il fatto di utilizzare colori diversi che stanno bene insieme, e qui entriamo proprio nel frivolo, rende i nostri appunti, il nostro libro un pochino più attraente, magari l'estetica ci invoglia anche di più a studiare, ma questo è un aspetto un po' più marginale. Il sesto consiglio concerne il modo di utilizzare le parole chiave che abbiamo sottolineato, quindi in un momento successivo alla sottolineatura. Come ho detto prima, il nostro studio non deve essere limitato alle parole sottolineate. Le parole sottolineate non sono le uniche cose che ci dobbiamo ricordare, altrimenti il nostro studio potrebbe risultare un pochino ridotto e insufficiente ai fini dell'esame o ai fini della nostra comprensione della materia. Le parole sottolineate servono semplicemente a tenere insieme i fili del discorso e ad ancorare la trattazione contenuta sul libro a punti saldi nella nostra mente. Affinché ciò accada e il metodo funzioni, come ho detto prima, occorre leggere in maniera attiva e comprendere a fondo quali sono i punti fondamentali nella trattazione. Ma dopo aver sottolineato le parole chiave che abbiamo messo in evidenza, ci sostengono nella nostra operazione di Active Recall e ci aiutano a ripercorrere la trattazione contenuta nel libro, ed è proprio qui che sta l'importanza delle parole chiave, perché se le abbiamo sottolineate correttamente riusciamo poi a spiegare i concetti contenuti nel libro con le parole nostre e senza quindi studiare a memoria, ma comprendendo veramente la materia e quindi imparando davvero. Le parole chiave possono poi essere il punto di partenza per fare degli schemi se desideriamo riorganizzare le nozioni secondo un ordine che funziona meglio per noi. L'importante è quindi collegare nella nostra mente ciascun paragrafo alle sue parole chiave grazie alla comprensione del testo e a fare ciò in modo logico, in modo da ancorare poi progressivamente tutte queste nozioni nella nostra memoria a lungo termine tramite l'active recall e la space repetition. Per riassumere, sottolineando in questo modo, siamo quindi obbligati a leggere in maniera attiva e a riflettere su quello che stiamo leggendo, senza sprecare tempo semplicemente scorrendo frase dopo frase le pagine del nostro libro e senza in realtà trattenere nulla. La sottolineatura fatta in questo modo richiede invece un approccio attivo, un ragionamento che ci permette di collegarci a quello che c'è scritto sul libro. Anche se questo ragionamento continuo ci porta a procedere con più fatica e più lentamente, questo metodo in realtà ci fa imparare fin dall'inizio, fin dalla prima lettura, ci fa comprendere e ricordare quello che stiamo leggendo e ci risparmia un sacco di tempo poi dopo. Credo infatti che riuscire a comprendere e ricordare una buona parte dei concetti che leggiamo già alla prima lettura sia un obiettivo per il quale vale la pena di provare questo metodo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e andate
andate a guardare gli altri video che ho fatto sul metodo di studio. Seguitemi su Instagram per avere aggiornamenti in tempo reale e anche motivazione di studio. E iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciatemi un commento, tutte queste cose. Ricordatevi che esce un VESE, quindi un video con consigli di studio, crescita personale e produttività ogni giovedì e un vlog ogni domenica. Nel frattempo io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.